Buon dia, 28 aprile 2023, un saluto a tutti, eccoci qui nuovamente sul conto Prop Firma, conto FX Pro 90-19-779. Era da un po' di tempo che non facevamo il report e come sempre lo facciamo dalla data di partenza di questo progetto, periodo personalizzato ed è il periodo che parte dal 28 novembre 2022. Andiamo a metterlo in grafica, mettiamo il 27 per essere più tranquilli. Oggi è il 28 aprile, può rimanere il 30, tanto poco cambia. Ed eccolo qui il risultato. Andiamolo un attimino ad ingrandire per la grafica. È un conto ovviamente reale con il saldo a 527,58 euro. Ora andiamo a vedere Equity Line e Statement di tutto questo. FX Pro Financial Service Ltd, ribadiamo tutti i dati, 90-19-779 è un account di trading reale, questo è il mio nome e cognome, la currency è in euro e questa è la data 28 aprile 2023, ore 16:56. Per i più scettici, per chi non crede a questi risultati, per chi avesse dei dubbi, mi può contattare senza impegno, senza costo, privatamente. Facciamo tutto quanto in tempo reale facendo il reload con la piattaforma MT4. Questo metodo è un metodo che funziona molto bene sia sui conti di trading reale, con un rischio però più importante, e con una varietà che è rappresentata dagli edge. Mentre con le Challenger Prop Firm, ovviamente, bisogna essere molto più accorti, molto più delicati, molto più attenti e quindi il rischio è molto piccolo, molto moderato. E infatti i dati che troviamo in grafica sono determinate dalle regole delle Challenger Prop Firm. Innanzitutto il conto è cresciuto del 49%, da 1.062 euro del 28 novembre al bilancio di 1.589,92 euro. Questa è l'Equity Line, come possiamo vedere, che sale piuttosto bene, specie nell'ultimo periodo. Periodi di sofferenza non ce ne sono stati, abbiamo un 2,29% di drawdown massimale e di drawdown assoluto, pardon, di drawdown massimale e di drawdown relativo. Total net profit è a 527 euro e quindi in questi 5 mesi c'è stato un ricavo di 527 euro e 58 centesimi da 1.062, come detto precedentemente, a 1.589 euro. Profit factor è sceso un attimino rispetto ai dati precedenti, ma insomma rimane un profit factor a 3,95, molto importante. L'expected payoff a 3,80, il numero totale di trade 139, grandissima parte dei trade sono al rialzo. Perché? Perché si va ad intercettare la gamba 1 dei cicli FF, che è il mio metodo esclusivo, insegno privatamente ed è un metodo che vi sarà molto utile per non solo per superare le challenge prop firm, ma anche e soprattutto per la gestione successiva. E quindi se fate vostro questo metodo, sicuramente è qualcosa che vi torna utile anche successivamente per la gestione delle stesse challenge nel momento in cui ottenete la qualifica. L'indice di profittabilità, la percentuale di profittabilità è all'82,73%. Numero massimo di trade consecutivi vincenti è 16, due perdite consecutive, il massimo che abbiamo visto di fatto sono state due perdite consecutive e quindi una sofferenza, tra virgolette, di 34,29 euro. Perché questo dato è diverso dal drawdown massimale? Perché in realtà il drawdown, che cos'è? Non è relativo alle perdite consecutive che si hanno nel conto trading, ma
praticamente il drawdown prende in considerazione il picco che si forma con il contropicco in fase opposta. E quindi se noi magari abbiamo avuto un picco in un conto qualsiasi, abbiamo poi magari due perdite consecutive, un trade vincente, altre due perdite consecutive, è chiaro che il drawdown diventa un drawdown che può essere appunto come quello che vediamo in grafica, del 2,29% di 37,25 euro, rispetto alle due perdite consecutive che comunque hanno visto circa 34,29 euro di perdita, quindi veramente molto molto ridotto il rischio. Questo è quello che è successo in un conto reale in 5 mesi, dal 28 novembre 2022 al 28 aprile 2023, in un conto che sto continuando a mostrare col metodo dei cicli che insegno privatamente, un metodo esclusivo, e si va ad intercettare la gamba 1 dei cicli FF, e questi, come vi sto facendo vedere, come vi sto mostrando, sono i risultati. Ma per i più scettici, quindi per coloro i quali non ci credono, per coloro i quali pensano che sia tutto falso, mi possono contattare privatamente e facciamo il reload in piattaforma, nella piattaforma MD4 di FX Pro, e quindi tutto quanto alla luce del sole.